Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Roma non solo Casa Pound, la sede di Forza Nuova è un immobile regionale occupato e la sera diventa un pub abusivo. Da un paio d'anni gli esponenti del partito di estrema destra hanno trasformato lo spazio in via Taranto nello school pub, cioè serve birra e hamburger e organizza serate musicali. Ma al municipio settimo non risulta da autorizzazioni alla somministrazione di cibi e bevanti. E le multe? A dicembre i vigili hanno chiesto il supporto della polizia per un sopralluogo congiunto. La questura lo ha negato. L'8 giugno il DG di Ater, società che gestisce le case popolari nella capitale e che è proprietaria anche di quell'immobile, ha scritto in prefettura per chiedere un tavolo interistituzionale che ripristini la legalità violata. Per l'occupazione la regione ha calcolato circa 75.000 euro di morosità pregressa. Stati generali dell'economia al via la prima giornata con i vertici delle istituzioni europee, del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE e il governatore di Banca Italia. Apre i lavori il Premier Conte. Il documento finale che Palazzo Chigi punta ad approvare dovrebbe coincidere con il piano nazionale di riforme che il ministro Gualtieri invierà a Bruxelles. Sarà la base su cui l'Unione Europea deciderà quante risorse concedere all'Italia nell'ambito del Recovery Fund, peraltro ancora da approvare. Lavori a porte chiuse, non ammessi giornalisti, previsti soltanto alcuni punti stampa e una conferenza finale. Coronavirus, il ministro Speranza dice firmato accordo per 400 milioni di dosi del candidato vaccino di Oxford Pomezia. Il vaccino è l'unica soluzione definitiva al Covid-19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi. Lo si legge nel Post con cui l'esponente del governo annuncia l'intesa raggiunta insieme a Francia, Olanda e Germania. Premier Conte ha detto l'Italia in prima linea per l'approvvigionamento. Missioni internazionali, previsti stanziamenti per 1,18 miliardi nel 2020 ai teatri di guerra, si aggiungono Libia, Sahel e Golfo di Guinea. E quanto emerge dai documenti della Presidenza del Consiglio trasmessi in Parlamento alla Commissione Difesa della Camera. Nessun disimpegno dall'Afghanistan e presenza mantenuta in Libano, Kosovo, Iraq e altri paesi in conflitto. Tra le nuove spese, quella per la missione Irini per il controllo dell'embargo sulle armi in Libia. Coronavirus focolaio in un mercato della carne, a Pechino lockdown in 11 quartieri. Il nuovo focolaio è legato al mercato all'ingrosso di Xinfadi, il principale della capitale cinese. 46 lavoratori sono già stati trovati positivi. Le autorità hanno imposto la modalità bellica nelle comunità residenziali che si trovano nelle vicinanze, chiusi anche scuole e asili nido. L'ondata di contagi viene fatta risalire a un tagliere usato per salmone importato. Notizie da Napoli e dalla Campania. Me contro te, sequestrati libri e capi di abbigliamento potenzialmente cancerogeni nel napoletano, comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di tre distinti interventi ha sequestrato tra Napoli, Volla e San Giuseppe Vesuviano oltre 5.500 tra libri di fiabe per bambini e capi di abbigliamento contraffatti. In particolare, durante un controllo su strada, il gruppo Pronto Impiego ha fermato all'altezza dell'uscita Capodichino della tangenziale di Napoli un 53enne di Trieste alla guida di un camion carico di 3.300 volumi trasportati senza la relativa documentazione fiscale che ne attestasse la provenienza. I successivi approfondimenti condotti dai Baschi Verdi di Napoli hanno permesso di riscontrare che i libri dal titolo Sfida il signor S con lui e Sophie erano non soltanto privi di qualsiasi collegamento con la casa produttrice, ma anche assemblati con materiale di scarsa qualità e potenzialmente cancerogeni. Il materiale avrebbe fruttato oltre 50.000 euro di guadagno. Spaccio in villa nel napoletano, 80 clienti al giorno, blitz dei carabinieri, 5 arresti. Spaccio di cocaina in villa del napoletano, una vera e propria piazza capace di gestire anche oltre 80 clienti al giorno. 5 gli arresti al termine di un'indagine coordinata dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria. Dopo alcune segnalazioni è stato accertato che lo spaccio
avveniva in una villa in località Pescarola di Caivano. Dal 12 ottobre al 3 novembre scorso si è registrato il passaggio e la sosta di oltre 730 autovetture, con picchi di 80 auto al giorno ed una frequenza costante che partiva alle 11:30 circa della mattina per concludersi a notte inoltrata. Fermati 10 acquirenti trovati in possesso di singole dosi, alcuni hanno ammesso di aver acquistato cocaina più volte a settimana da circa un anno e di aver notato in quella casa centinaia di grammi di droga. I pusher sono riusciti a buttare la cocaina nel water prima che i carabinieri riuscissero a superare numerosi ostacoli fissi e piazzati. Notizie da Treviso e dal Veneto. Tutto il quartiere per Laura ci hai fatto amare la vita. Santa Bona si è fermata ieri per l'addio alla ventenne di Treviso, impegnata con gli scout. Più di 350 nel campetto della chiesa, la bara è stata portata a spalla dalle compagne. Ecco Ale e Franci, le gemelle trevigiane, tutti 10, le sorelle Montellato, 18enni maturande, abitano a Casier, exploit simultaneo al liceo Canova e al liceo Da Vinci. Frode da 10 milioni sul pellet, 51 perquisizioni, 7 arresti in manette, un trevigiano. Tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza spicca un ex membro di Cosa Nostra, già collaboratore di giustizia. Le operazioni hanno visto impiegati oltre 100 militari. Casier, due mascherine gratuite per ogni famiglia, al via la consegna. Da oggi, sabato 13 giugno, ogni famiglia riceverà in dono due mascherine riutilizzabili. Sono i primi frutti della raccolta fondi, una mascherina per ripartire insieme del 16 aprile scorso. Treviso, il risparmio dei trevigiani a caccia di opportunità per la ripartenza. Massimiliano Ruggiero, Banca Generali Private, dice: durante la crisi i risparmiatori di Treviso hanno cercato riparo dagli scossoni dei mercati nella liquidità. Oggi si può guardare a nuove opportunità puntando su decorrelazione e diversificazione. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e partiamo subito col contributo della nostra inviata da Udine, Sabrina Ciccotti. Sentiamo cosa ha da dire. Sabato 13 giugno 2020 riaprono i confini e via libera agli spostamenti tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Da stamattina si sono registrate alcune code sul confine. Da martedì 16 giugno sarà possibile anche recarsi in Austria. Per tutti gli amanti della bicicletta, da domenica 14 giugno sarà possibile sulla tratta Trieste-Tarvisio utilizzare i treni e alcune carrozze anche per spostarsi con le biciclette. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso passiamo alla lettura delle notizie. In piazza per salvare gli spettacoli, sabato 13 giugno anche Udine partecipa alla grande mobilitazione nazionale dei professionisti di un settore in crisi dopo 3 mesi di forzata inattività, ma da anni privo di tutele e riconoscimenti. Hanno detto una categoria invisibile. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, i positivi scendono a 172, sono 6 le persone contagiate e si registra un decesso. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, sono 172, 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. Non risultano esserci pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 15. Si registra un decesso che arriva a 343 in totale. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute e protezione civile, Riccardo Riccardi. Violenza sui bastioni a Palmanova, ha preso il presunto autore. Si tratta di un ragazzo di San Giorgio di Nogaro, arrestato con l'accusa di violenza sessuale per alcuni episodi, appunto, che lo vedono coinvolto. Un ragazzo di San Giorgio di Nogaro è stato arrestato e portato in carcere venerdì 12 giugno 2020 con l'accusa di violenza sessuale per alcuni episodi che lo vedono coinvolto e che sono riferibili a fatti accaduti nell'ultimo mese tra le province di Udine, Gorizia e Trieste. Furto in auto, colpo da 75.000 euro, successo il 10 giugno scorso alla Tisana, alleggeriti di beni per 75.000 euro tra denaro in contanti e monili, tra cui 2 orologi preziosi di marca Rolex, mentre pranzano in un locale di Latisana. È successo, come dicevamo, il 10 giugno scorso nella cittadina della Bassa Friulana,
vittime del furto, alcuni cittadini tedeschi che hanno lasciato una borsetta nell'abitacolo dell'auto durante il pranzo. Dopo Vaia, Verzegnis mai più isolata, bene i lavori a Villa Santina, sopralluogo del vice governatore con delega alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi sui luoghi colpiti dal maltempo nel 2018. Si tratta, detto, di lavori estremamente importanti perché vanno a ridurre drasticamente il rischio che l'abitato di Verzegnis possa in futuro rimanere isolato come accaduto in occasione della tempesta Vaia. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.